Si è svolta presso la sede di Città Metropolitana a Torino l'incontro Treni in Piemonte, binario morto, per analizzare criticamente la situazione del trasporto pubblico regionale alla luce delle sempre più pressanti necessità di riflessione intorno alla sostenibilità ambientale. Spazio lasciato anche alle evidenze mediche sulle problematiche che l'uso predominante delle automobili e il conseguente inquinamento dell'aria causa alla salute. Oltre a questo, altro fattore preso in considerazione è l'interconnessione con le zone rurali e montane della regione, il cui spopolamento va visto alla luce delle carenze di servizi. Tra gli altri sono intervenuti la consigliera regionale Monica Canalis, Roberto Colombero, presidente di Uncem Piemonte, Angelo Porta, vicepresidente di Lega Ambiente Piemonte e Valle d'Aosta e Fulvio Bellora, responsabile del coordinamento mobilità integrata e sostenibile. Noi ereditiamo dai predecessori la rete ferroviaria regionale più estesa d'Italia, quindi Camillo Benso di Cavour, i politici delle epoche passate ci hanno lasciato molte linee ferroviarie. Oggi purtroppo però non c'è un investimento serio su questa modalità di trasporto. Abbiamo ben 12 linee ferroviarie sospese in Piemonte e le tratte pre-Covid non sono state ripristinate completamente. I treni sono sicuramente lo strumento di trasporto più ecologico, più sicuro, quindi con meno incidenti, e anche più economico per le tasche dei cittadini. Nel 2012 sono state chiuse più di 10 tratte ferroviarie in Piemonte perché avevano dei costi ritenuti troppo elevati. Oggi, con una qualità dell'aria così problematica, con dei costi dei carburanti così elevati, che sono quindi più elevati rispetto a 11 anni fa, vale la pena riattivare queste linee in sostituzione del trasporto su gomma, chiaramente adattando le stazioni, rendendole più raggiungibili, sopprimendo i passaggi a livello, migliorando gli orari dei passaggi dei treni. L'idea di paese che affronta il tema della transizione ecologica, della transizione digitale, deve prevedere dei servizi di mobilità che siano adeguati a questi temi. Noi ancora oggi abbiamo un modello che è novecentesco e non può esistere più. Quindi, da questo punto di vista, un nuovo TPL va integrato con servizi a chiamata, assolutamente nelle aree interne, nelle aree montane, ma le aree devono essere comunque, almeno di fondovalle, connesse con il resto del paese. E così come connettiamo il fondovalle con i capoluoghi, connettiamo i capoluoghi con le aree metropolitane, ma non solo italiane, ma nel nostro angolo felice di paese, con le grandi metropoli che sono dall'altra parte del confine. Noi diciamo sempre che la carta vincente è l'intermodalità, quindi ci deve essere cooperazione tra i vari mezzi di trasporto, quindi, e non una competizione come avveniva purtroppo nel passato, dove vedevamo magari il treno sui binari e a fianco il bus che faceva la stessa linea. Ci deve essere cooperazione anche con i mezzi privati, quindi sia quelli a motore, quindi le macchine, i veicoli in genere, sia quelli ad esempio a locomozione, diciamo, umana, quindi le biciclette o anche per quanto riguarda i pedoni. Quindi ci deve essere intermodalità. Questa è come per quanto riguarda i mezzi, ci dovrebbe essere una cooperazione anche dal punto di vista della bigliettazione, quindi un biglietto unico, un abbonamento unico integrato che mi possa permettere di spostarmi in tutta la regione senza dover, con un unico biglietto appunto, senza dovermi preoccupare di quanti devo acquistarne, e questo sicuramente sarebbe un elemento in più che faciliterebbe le persone all'utilizzo dei mezzi pubblici. La politica deve decidere, ha un costo, sicuramente ha un costo, ma anche un costo non decidere, o ha un costo mantenere un modello che è palesemente non soddisfacente rispetto alle necessità di territori, che non solo rischiano e continuano a vedere il rischio dello spopolamento, ma soprattutto non sono attrattivi nei confronti di persone che invece potrebbero trasferirsi, che hanno visto nel periodo della pandemia una possibilità reale di trasferirsi in comuni lontani da tutte le problematiche che ci sono ancora oggi nel vivere nelle città metropolitane. Ma da questo punto di vista, se non si pone anche un piatto di servizi innovativi per chi potenzialmente è interessato, questa scelta non, alla fine della fiera non viene mai fatta. E siamo perdenti da questo punto di vista, perché se le comunità non si rigenerano,
sono destinate a morire, quindi non è solo una questione di spopolamento, cioè di mantenere chi c'è sui territori, ma è una questione soprattutto di attrarre nuovi abitanti nelle valli. Noi chiediamo di riattivare tutte le linee sospese, non soltanto come linee turistiche, ma anche come linee pendolari, e di aumentare quella che è l'importanza del passeggero rispetto a tutti gli altri discorsi, quindi cercare di facilitare la vita ai pendolari, facilitare la vita ai passeggeri, non soltanto su quelle che vengono chiamate le linee a mercato, quindi le linee ad alta velocità, ma anche tutte le linee locali e le linee che collegano le città del Piemonte, ma non soltanto del Piemonte, in maniera tale che ci sia, che sia più facile e più conveniente, non dico economico, perché le tariffe in Italia sono abbastanza basse, ma che sia più che l'utenza ricominci a privilegiare il trasporto ferroviario rispetto al trasporto privato. Il fatto che in Piemonte abbiamo la percentuale più alta d'Italia per quel che riguarda le auto, 67 auto su 100 abitanti, è molto più elevata rispetto ad altre nazioni europee, vuol dire che in Piemonte è stata veramente privilegiata l'automobile. E questo potremmo dire perché la producevamo qui in Piemonte, ma anche per tanti altri motivi, e era un qualche cosa che andava bene a tutti. Oggi non può più andare bene. I trasporti incidono parecchio sull'inquinamento dell'aria, quindi sulla salute delle persone e quindi anche sulla spesa sanitaria che incide parecchio sui bilanci regionali. Dobbiamo ripensare il nostro modo di spostarci e dobbiamo ripensare a un'organizzazione dei trasporti che sia appunto efficiente, che vada incontro a quella transizione ecologica che ormai ci chiedono ed è un'esigenza che sappiamo essere ormai non più rinviabile.